Signori, per la serie ci si lamenta per ogni cosa, eventualmente questi presunti videogiocatori che nonostante tutto continuano a lamentarsi e soprattutto quell'accenno di prepotenza quando volontariamente dai loro uffici della Sony dici che cosa mettiamo eventualmente sul PSN Plus per questo mese gratuiti, tra modo di dire, virgolette, no? Però mettono questi giochi e la gente si scatena perché questo è un gioco piatto, perché questo è un platform, perché questo gioco non ha un graficone, non è una tripla A, non è una super produzione, e la gente si inalbera, e la gente si dispera, e la gente disdice i loro abbonamenti, non si abbonano più, perché nel PSN Plus mettono questi giochi. Incredibile, devono mettere invece i gioconi. Vede, è sempre la solita storia, no? Questa concezione macro per cui il gioco che vale, il gioco valido, è un gioco che ha un graficone, è un gioco che è una superproduzione, chi se ne frega di queste perline, che eventualmente sono piatte, sì, ma sono giochi che divertono, sono giochi che hanno uno stile, no? E sono giochi che ti lasciano qualcosa, soprattutto questo, la cosa più importante. Ma andiamo avanti, va? So che ripeto sempre le solite menate. Allora, questo qua è un gioco che mi sta infognando, tra l'altro, moltissimo. Ambientato, comunque un gioco d'azione in due dimensioni, no? Questo è normale. Ambientato nella mitologia dell'antica Grecia. Vedete che stile, sì, si vede già subito, qualcuno potrebbe dire egizio, ma egizio è un'altra roba. Questa è la mitologia greca. Effettivamente, andiamo a vedere la mappa del mondo, abbiamo questa serie di zone, l'Ade, Artemide, Apollo, Ares. Perché queste zone? Perché i dei hanno abbandonato la popolazione umana, quindi l'hanno lasciata nel degrado, nella disperazione, nella sofferenza. E cosa tocca al nostro personaggio? Non un God of War, no? Ma un umano semplice anche lui, no? Semplice, assolutamente umano, che dovrà interfacciarsi ed andare a acquisire, e quindi anche combattendo, no? Acquisisci così, bisogna davvero smazzare, per acquisire poteri dei vari dei, no? Poseidone, Apollo, Artemide, Atena, cioè pensate, per arrivare poi a Zeus, a Giove, chiamatelo come dice Zeus, perché siamo in Grecia. Okay. E quindi sarà un'impresa epica. Il gioco in sé, nella struttura, è molto molto divertente. Il combat system è assolutamente semplice, spoglio, no? Quindi il personaggio che può avere la spada, adesso l'ho ammazzato uno così a stima, anche se era il mio compagno, lo scudo, lo vedete qua, e tutta una serie di caratteristiche. Le armi che si possono recuperare spaccando casse, no, oppure nemici eccetera, che vanno da questa spada, che è attualmente quella più forte a mia disposizione, le lance, le spade, asce, forconi, bastoni, coltellini, oppure se non avete assolutamente nulla, i vostri pugni. Poi abbiamo armi da lancio, come i giavellotti, si possono sia inforcare in questo modo che lanciare eventualmente, non li spreco anche se si possono recuperare. Questo è l'arco, vedete l'arco, posso mirare, posso sparare e recuperare fortunatamente le frecce, anche questo è molto carino. Poi abbiamo una serie di kit di riparazione per l'armatura, pozioni della vita, cose normali, no? È presente il crafting, faccio vedere l'inventario, che è questo con una serie di armi a mia disposizione, eventualmente ho troppa roba. Ci sono anche mercanti per vendere, dove trovarne qualcuno. Ok, vedete quanta roba che abbiamo, tutte, anche il set di armature. Poi abbiamo il crafting, e quindi vado, per esempio, per adesso sono all'inizio, quindi il nettare con, eccola, lo costruisco. Questa sarebbe una bombazza di fuoco che si fa con l'olio sacrificale. Se ne trova poco in giro.
la mappa totale ve l'ho già fatto vedere, la mappa locale invece è molto molto estesa. Adesso sono appena entrato. Ok, andiamo avanti. Dove vogliamo andare? Vediamo chi. Ok, da questa parte. Perfetto. Guarda, guarda, guarda. Guarda questo. Questi sono i vigliacchi acceri. No! Aspetta, non avevo selezionato l'arma. Cazzo. Recupera. Recupera. Boom. Così. Schivata, schivata. Guarda com'è. Esplodono in una sequenza splatter e quando li colpisci rimbalzano, no? Delle palline. Ok, ho buttato un pochino di pozioni di cura così a cima. Come vedete, se acquisite più vita delle 100 prestabilite come massimo, poi incrementa, ma solo per un effetto temporaneo. Si possono scassinare se ovviamente. Ah, Aspis Shield, figo. Ok. Ah, posso tirare barili di cose. Perfetto. Andiamo. Allora, vediamo se riusciamo ad andare di qua sopra. Qua sopra, questa la gente è disperata ovviamente, perché qua tutti sono impazziti a bomba. Ma noi siamo qui apposta per aiutarvi. Guarda, guarda questo schifoso. Guardalo. Ok. L'olio sacrificale, quello che ci voleva. Allora, qua passiamo dai tetti, ma non c'è assolutamente nulla. Vediamo se arriviamo dove dobbiamo arrivare. Ah, attenzione all'arciere. Vai, ecco, 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 sì, bravo, con lo scudo. Bravissimo ragazzo, bravissimo. Allora, recupero ovviamente le frecce. Ah, queste sono le pozioni. Non posso recuperarlo. Ok. Uccidere i capitani di Apollo sarà già. Ho appena ucciso tra l'altro un bestione. I boss sono davvero carini da distruggere. Spaccano di brutto ovviamente. Attenzione, questa roba? Cos'è? Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Ma c'era anche una specie. Ah, ecco, ah, giusto. La rotolata, che è anche importante. Sono balordi, eh. A un certo punto diventano balordi. Allora, recupero le frecce. Questo affare qua mi sa che è una roba che esplode. Apollo! Mi sa che è ostile questo tizio. Molto ostile. Cazzo! Non mi ha fatto male. Ma di più, cazzo. Recupera. Para, 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 para. Questo è forte, eh? Questo è micidiale. Sfondala! Spaccagli il culo! No, merda! Spaccagli il culo, ragazzo! Aia, 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 aia! Colpisci, colpisci, colpisci! Eccolo! Hola! Perfetto! E questo sarebbe uno dei capitani. Vediamo di trovare gli altri. La colonna sonora è anche molto interessante. Bisogna farci un giretto. Potresti mettere Iron Club, questo? Dolus.
vediamo se fa più male. Vedere? 25 danni. Ah, uguale. Ok. No, no. Guarda, cioè gli arcieri sono la vergogna. Sono la vergogna perché sono la vigliaccheria. E la vigliaccheria in combattimento è la cosa più schifosa. Grazie arcieri che indietreggiano vigliaccamente. Combattere faccia a faccia da uomini. Grazie. Ah, questo è un altro, guardate che scudo. Qua sono cazzi, qua sono veramente cazzi. Parati, parati. Mica ne spara tre alla volta. Io. Vai, vai, vai. Colpisci, 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 colpisci. Merda. Questo qua. Dai, dai che. Giù, 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 giù. Spaccalo. Copriti da ste frecce di merda. Madonna. No. Cristo. Cambia, cambia, cambia. Prendi queste frecce, prendi queste frecce. Avvicinati piano. Spaccalo, spaccalo. Vai, vai. Bravo. Ok. Oh. Ho trovato un'altra reliquia di importanza estrema. Guardate i corpi come rimangono straziati per poi dissolversi nel nulla. Questo dovrebbe essere un qualche tipo di balestra. Vediamo. Hydra Fangs. Minchia. Oh, ce l'ho anch'io adesso. Ah, ah. E mo so cazzi. E allora, vediamo di trovare l'ultimo di questi generali, comandanti, capitani, quel che è. Il problema è ripararsi con l'arco, quindi a distanza così ravvicinata. Fallo fuori, esplode, ovviamente il fuoco me lo becco tutto. Vediamo chi c'è qua. Ah, ecco, forse l'ultimo dei cattivoni. Vai, vai, giù mazzate, giù mazzate. Brava, brava, avvicinati, colpi! Eccolo qua. Perfetto. È quello che ci voleva. Abbiamo completato quindi l'obiettivo. Possiamo sfoggiare anche atti di vandalismo per recuperare un po' di vita extra, ma purtroppo temporanea. No, ma la torretta, ma che... No, ma spacca sta torretta. No, 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 no. Allora. Senti, gli scagnozzi. Ecco. Questo non lo prendi perché però Coin è un po' di grimaldelli. Grazie. Vediamo chi c'è qua sotto. Andiamo a spaccare un po' di roba. Qua c'è tipo un'area segreta. Vediamo. Ci vuole la torcia che non ce l'ho più. Non ho più una torcia. Miseria. Vabbè, ci deve essere qualcosa qua sotto. Non so che cosa. Lascerò nel dubbio fin quando non tornerà una torcia. Vabbè. Ok, ora bisogna andare da Daphne. No, ma chi è? Ma chi è? Ma allora, ma allora, gli ordini! Ho
Ovviamente adesso tutti ce l'hanno con me perché ho fatto un po' di casino. Ragazzi, prendetemi un po' di... Cos'è sta roba? Ma butta sta roba! No, questi sono oggetti che posso lanciare così a stima alla gente. Posso prenderli a secchiate in faccia. Eccolo qua! Che cos'è? Si è preso una pozione di velocità, sto schifo? Capiscilo! Oh! Dai, ma non è possibile! Infierire sul cadavere, grazie. Ok. Poi... Vediamo un pochino se si va qua sotto. Spara così, guarda che mira alla testa, avete visto? Mira alla testa il balordo. Entriamo qua, andiamo ad analizzare Daphne, che spero sia di ausilio, ma ausilio in questi termini è poco efficace. Allora, saliamo sopra. Oplite d'oro. Un po' che cosa c'è qua. Poi ci sono dei topacci schifosi. Qua c'è una fontanella. Posso lanciare caraffe. Guarda, nonostante lo scudo, il porco! Ah, questi sono gli scoiattolini, poverini, così carini. E lui, ecco, fermati. Ah, questo sarebbe... Ah no, una di quelle informazioni generiche. Spacca un po' di roba, già che ci sei. Andiamo, se riusciamo a craftare anche ancora un pochino di nettare. No, sono piena. Aspetta, così posso prendermi una foglia. Attenzione! Copriti, copriti! Guarda, guarda, guarda! si è ammazzato buttando di grande ragazzo, ti ha fatto un favore. Allora, guardate che bella questa zona. Vediamo di trovare Daphne. Qua scassiniamo, spacchiamo tutto. Vediamo cosa abbiamo. Un ottimo. Si è verificato un errore. Ma no, ma che cazzo dici? Ma vaffanculo, ma no, ma no, ma no. Cioè, ma. No, ma no. Cioè, no.